A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buon pomeriggio a tutti. Il mio nome è Andrea Vianello, lavoro presso il reparto di fisiopatologia respiratoria dell'azienda ospedale Università di Padova. Ho il piacere di svolgere la quarta lezione webinar inserita nel ciclo dedicato al paziente respiratorio critico. La lezione sarà dedicata alla ventilazione meccanica invasiva. Nel caso in cui vi fossero quesiti da porre sull'argomento, potremo darvi risposta successivamente, dopo la conclusione della lezione. L'argomento quindi è la ventilazione meccanica invasiva. Io ne parlerò nel contesto della terapia intensiva respiratoria, e cioè in quel setting in cui è immaginabile che lo specialista pneumologo possa recitare un ruolo attivo nell'applicazione di questa metodica. Per questa ragione descriverò in prima battuta gli scenari clinici in cui è ragionevole aspettarsi che questa metodica venga applicata, e cioè sostanzialmente il fallimento della ventilazione non invasiva e la successiva necessità di transizione alla ventilazione invasiva. E poi successivamente il secondo scenario sarà dedicato alla difficoltà di svezzamento della ventilazione meccanica. E successivamente mi soffermerò su alcuni aspetti pratici che differenziano naturalmente l'applicazione della ventilazione invasiva rispetto alle tecniche ventilatorie non invasive. E in particolare rivedrò brevemente alcuni aspetti dell'intubazione tracheale, del settaggio del ventilatore ed infine alcune complicanze specificamente legate all'applicazione per via invasiva della ventilazione meccanica. Il tutto si concluderà con i messaggi finali. Partiamo quindi dal contesto in cui lo specialista pneumologo può essere chiamato a applicare la ventilazione meccanica invasiva tramite intubazione tracheale. Il primo scenario è presumibilmente rappresentato dal fallimento della ventilazione non invasiva e dalla successiva necessità di transitare alla ventilazione meccanica invasiva. Brevemente, noi sappiamo tutti che la ventilazione non invasiva ha rappresentato uno straordinario avanzamento nell'ambito del trattamento dell'insufficienza respiratoria acuta. Sappiamo che sostanzialmente viene applicata in tre diversi contesti, e cioè allo scopo di prevenire la necessità di ventilazione invasiva, allo scopo di essere una alternativa alla ventilazione invasiva, ed infine come trattamento limite per quei pazienti per i quali si ritiene che la ventilazione invasiva non sia adatta o non sia proponibile. Sappiamo anche, nello stesso tempo, che il setting di applicazione della ventilazione non invasiva è andato estremamente allargandosi nel corso degli anni, fino sostanzialmente ad includere la gran parte delle eziologie a cui si lega l'insufficienza respiratoria acuta. Ma detto questo, noi sappiamo anche un'altra cosa, e cioè sappiamo che nonostante la sua grande efficacia nel ridurre il rischio di intubazione e il rischio di morte, la ventilazione non invasiva risulta caratterizzata da un rischio di fallimento, in alcuni casi anche elevato, in relazione ad alcune specifiche eziologie. Una revisione della letteratura di marca prevalentemente padovana, condotta 4 o 5 anni fa, ha preso in considerazione i trial clinici controllati nei quali veniva valutata l'efficacia della ventilazione non invasiva, ed ha documentato che il tasso di fallimento della ventilazione non invasiva si aggira intorno al 16%. Ora, passando dagli studi clinici alla vita reale, ci sono due studi che senz'altro devono essere presi in considerazione. Il primo è uno studio condotto su una larghissima popolazione di pazienti, quasi 12 milioni di casi, ricoverati negli ospedali statunitensi per insufficienza respiratoria acuta,
e successivamente sottoposti a ventilazione meccanica non invasiva. Ora, questo studio ha documentato il cambiamento, prima di tutto, delle eziologie a cui è stata dedicata l'applicazione della ventilazione non invasiva, con una progressiva estensione anche ad affezioni che non fossero necessariamente la broncopneumopatia cronica ostruttiva esacerbata, ma ha documentato soprattutto che esiste una proporzione di pazienti significativa destinata a fallire questo approccio. 20% di soggetti affetti di una diagnosi diversa dalla COPD e 13% di pazienti con una diagnosi di COPD costituiscono la popolazione che è destinata ad andare incontro al fallimento della ventilazione non invasiva. Ed è da notare che questo fallimento è pericoloso in quanto caratterizzato da una mortalità ospedaliera superiore a quella di quei pazienti che siano stati trattati fin dall'inizio invasivamente e che non siano passati alla ventilazione invasiva dopo il fallimento dell'AMI. Il secondo importante studio, coevo rispetto al precedente, condotto ancora negli Stati Uniti, ha preso in considerazione anche qui una grande popolazione di pazienti, 10 anni, tutti i soggetti che con COPD esacerbata fossero stati ricoverati per insufficienza respiratoria acuta e fossero stati sottoposti al trattamento con ventilazione non invasiva. Ora, questo studio ha documentato una inversione di dominanza progressiva, nel senso che, raggiunta nel 2007, nel senso che nel 2007 la popolazione di pazienti trattati non invasivamente ha superato quella di coloro che venivano trattati invasivamente, e nello stesso tempo ha documentato il fatto che, ancora una volta, vi era una popolazione destinata al fallimento. Questa popolazione apparentemente era più bassa, in proporzione si aggirava intorno al 5% dei casi. Ma sul fatto che questa proporzione fosse particolarmente bassa, sono state fatte una serie di ipotesi e sono state sollevate una serie di eccezioni. L'endpoint dello studio era la ventilazione invasiva, quindi si poteva anche ipotizzare che chi avesse fallito la ventilazione non invasiva rifiutasse poi di essere intubato. Una interpretazione alternativa era che i pazienti morissero nel corso dell'applicazione della ventilazione non invasiva prima di passare al trattamento invasivo. La terza ipotesi, la terza interpretazione meno convincente, è quella che la selezione dei pazienti fosse stata assolutamente ottimale. Quindi, il fallimento della ventilazione non invasiva è uno di quei contesti nei quali è ragionevole aspettarsi che lo specialista pneumologo possa o debba far ricorso al trattamento invasivo. In quali circostanze? Beh, nella maggior parte dei casi l'indicazione è ovvia, è suggerita in maniera ovvia dalla clinica. Il paziente ventilato non invasivamente continua ad essere affaticato, dà una cattiva impressione clinica. L'ipercapnia che lo contraddistingueva non è stata adeguatamente corretta dal trattamento non invasivo, o ancora ha sviluppato una situazione di arresto o periarresto. Esiste anche la possibilità che sia una scelta del paziente quella di passare al trattamento invasivo nel caso di un trattamento non invasivo prolungato e ad un certo punto intollerabile. Nella nostra esperienza, una condizione che in alcuni casi ha richiesto la transizione dal trattamento non invasivo al trattamento invasivo è stata quella caratterizzata dall'insufficienza respiratoria acuta associata a sclerosi laterale amiotrofica o per fallimento della ventilazione non invasiva o più frequentemente per instaurarsi di una dipendenza assoluta del paziente dal supporto ventilatorio non invasivo. Non è questo l'unico contesto nel quale si può ipotizzare che lo specialista pneumologo abbia a che fare con la ventilazione meccanica invasiva.
Il secondo contesto è quello legato a problemi di svezzamento dalla ventilazione invasiva. Ora, noi sappiamo che lo svezzamento è un processo, dalla ventilazione è un processo abbastanza ben definito, che passa attraverso una serie di fasi precostituite. Il paziente viene stabilizzato dal punto di vista clinico, dopodiché si valuta la sua capacità di mantenere il respiro spontaneo, si passa all'estubazione. Ma in realtà questo processo può incontrare delle difficoltà. E proprio in ragione di queste difficoltà, il processo di svezzamento è stato classificato secondo tre diverse modalità. Esiste effettivamente uno svezzamento semplice, e cioè al primo tentativo, dopo la prima valutazione, il paziente può essere staccato dalla ventilazione meccanica ed estubato. Ma esiste anche uno svezzamento difficile, e questo è quel tipo di svezzamento che richiede 2-7 giorni per ottenere per raggiungere l'estubazione dopo la valutazione iniziale, ed esiste anche lo svezzamento cosiddetto prolungato, per il quale la necessità di procedure, diciamo, di verifiche prima di giungere alla disconnessione della ventilazione invasiva richiede più di 7 giorni. Ora, per il 20-30% dei pazienti sottoposti a ventilazione non invasiva, lo svezzamento è una procedura difficile e o prolungata. Allora, nella nostra esperienza, ma penso anche nell'esperienza di altri, il contesto nel quale lo pneumologo si trova ad avere a che fare con il paziente ventilato non invasivamente può essere quello del malato ricoverato in terapia intensiva con uno svezzamento difficile e in conseguenza di questo trasferito in un contesto differente, qual è quello della terapia intensiva respiratoria o dell'unità di svezzamento. Quali sono i pazienti che presentano potenzialmente uno svezzamento difficile? Possiamo indicarne tre categorie. Quei pazienti che sono stati difficili da ventilare invasivamente e quindi hanno richiesto un elevato livello di sedazione, i pazienti caratterizzati da una meccanica respiratoria marginale, e in questo senso possiamo pensare per esempio ai pazienti COPD end stage, e infine i pazienti con malattie neuromuscolari. Ancora un caso della nostra esperienza, questo è un paziente affetto da distrofia muscolare di Duchenne, andato incontro ad una esacerbazione acuta dovuta a un'infezione del tratto respiratorio. Il paziente si ricovera in una terapia intensiva generale, va incontro a tre tentativi di svezzamento e di estubazione che vanno tutti incontro a fallimento, rifiuta per inciso di essere sottoposto alla tracheostomia, viene trasferito nel nostro reparto per valutare comunque la possibilità di arrivare allo svezzamento. Il paziente, come vedete, ha una grave compromissione della capacità ventilatoria, conseguente naturalmente alla compromissione della forza muscolare respiratoria, viene comunque estubato, viene supportato non invasivamente sia per quello che riguarda l'aspetto ventilatorio sia per quanto riguarda la disostruzione bronchiale, la prevenzione dell'ingombro secretivo bronchiale, poi viene trasferito con successo in quinta e sesta giornata nel reparto pneumologico ordinario. Quindi questi sono sostanzialmente i contesti nei quali è presumibile che lo specialista pneumologo possa o debba avere a che fare con il trattamento ventilatorio invasivo. Consideriamo adesso quali possono essere le specificità che dal punto di vista pratico operativo caratterizzano il trattamento ventilatorio invasivo, differenziandolo peraltro dall'approccio non invasivo. Allora, io mi soffermerò su tre aspetti, cioè l'intubazione tracheale, brevemente il settaggio del ventilatore e poi, un pochino più a lungo, le complicanze, in particolare una complicanza legata al trattamento ventilatorio invasivo. Primo punto, l'intubazione tracheale. L'intubazione tracheale è una procedura
per la quale sono stati individuati alcuni criteri. Li vedete riportati qui, ci sono dei criteri maggiori, l'arresto respiratorio, la perdita di coscienza, il gasping, l'agitazione e la necessità di sedazione, gravi turbe del ritmo, grave instabilità emodinamica. Ma io direi che, considerato il contesto in cui stiamo discutendo oggi, probabilmente dobbiamo fare più attenzione ai criteri minori. Consideriamo cioè che noi ci troviamo ad avere a che fare con un paziente ventilato non invasivamente e che nonostante questo presenta tachipnea, presenta un pH che non si corregge rispetto all'inizio del trattamento non invasivo, una PO2 che non riesce ad essere corretta adeguatamente, una compromissione progressiva del livello di coscienza. Questi sono criteri che possono ragionevolmente indurre alla necessità di passaggio dalla ventilazione non invasiva alla ventilazione invasiva e quindi all'intubazione tracheale. Vediamo rapidamente in che cosa consiste l'intubazione tracheale. Qui siamo naturalmente in un contesto standard, che è quello della sala operatoria, in cui vediamo rapidamente quali sono le fasi dell'intubazione. La prima fase è quella della sedazione e dell'anestesia e anche della eventuale analgesia. Diciamo che nel contesto della terapia intensiva respiratoria, tutto sommato, questo è un aspetto abbastanza limitato, nel senso che spesso ci si trova a fare con pazienti con una importante compromissione dello stato di coscienza, per cui il problema della sedazione è abbastanza limitato. La paralisi muscolare, il mio rilasciamento, è una procedura che sostanzialmente non si richiede quasi mai in questi pazienti. Quindi alla somministrazione del farmaco segue la fase di iperossigenazione o denitrogenazione, con naturalmente l'obiettivo di portare il paziente in condizioni di ossigenazione le migliori possibili. A questo poi fa seguito il posizionamento del capo, l'eventuale iperestensione del capo, la visualizzazione delle vie aeree, della difficoltà eventuale di intubazione e poi la laringoscopia. La laringoscopia naturalmente la fase in cui si valuta la possibile difficoltà dell'intubazione, a ciò segue l'intubazione, come vedete in questo caso si tratta di intubazione orotracheale e poi parleremo delle distinzioni tra oro e rinotracheale, cuffiaggio, successivo collegamento al ventilatore o al pallone di Abbu con naturalmente poi verifica della correttezza del posizionamento del tubo endotracheale. L'intubazione tracheale può dare è una manovra che può dare delle complicanze. Può fallire, può determinare l'intubazione bronchiale, può determinare lesioni, per esempio, alla colonna in caso di manovre di iperestensione non corrette, può determinare evidentemente traumi alle labbra, ai denti, alla lingua, al naso, può essere associata a crisi di tipo ipertensivo, tachicardico, al contrario bradicardico, può determinare essere associata a laringospasmo, broncospasmo, a trauma della laringe e delle corde vocali. Una particolare attenzione, nella logica di evitare le complicanze, deve essere legata alla scelta del tubo tracheale, nel senso che deve essere scelto un tubo endotracheale di misura corretta, sia in termini di calibro che in termini di lunghezza, in quanto diversamente da ciò si rischia o dover far ricorso ad una eccessiva cuffiaggio, cioè ad un eccessivo innalzamento della pressione della cuffia del tubo endotracheale, o in alternativa ci si può trovare in una condizione in cui l'estremità distale del tubo è troppo alta. In un caso, come nell'altro, la scelta di una misura del tubo endotracheale non corretta, non adeguata, può portare allo sviluppo di complicanze a breve, ma anche a lungo termine. La complicanza più comune della intubazione tracheale prolungata, legata alla non corretta scelta del tubo endotracheale, ma legata anche ad altri fattori, sesso,
malattie concomitanti, instabilità emodinamica. L'implicanza più comune è legata al rischio di sviluppo di stenosi, in alcuni casi anche di malacia tracheale. Vedete che dopo un periodo di tempo per un periodo di tempo di intubazione superiore ai 10 giorni, questa complicanza viene riportata in circa il 5% dei pazienti. Io credo che all'opneumologo interessi una cosa, cioè è effettivamente l'opneumologo uno specialista in grado di farsi carico di questa procedura, cioè è in grado di farsi carico in tutto e per tutto dell'intubazione tracheale e della successiva ventilazione invasiva. Noi abbiamo cercato qualche anno fa di vedere questo, conducendo uno studio in cui sostanzialmente ci eravamo fatti carico di all'incirca una cinquantina di procedure, poco meno, 46 procedure di intubazione tracheale in un gruppo di pazienti che erano stati consecutivamente ricoverati nella nostra terapia intensiva respiratoria. In 29 casi, vedete, le intubazioni erano state praticate in situazione di urgenza, in 17 casi in situazione di emergenza. La differenza consiste nel fatto sostanzialmente che in situazione di urgenza veniva applicato un protocollo di sedazione senza paralisi, che invece non veniva applicato naturalmente nell'emergenza. Allora il risultato è stato, che abbiamo documentato, è stato che di queste 46 tentativi, manovre di intubazione, 43 erano stati i casi coronati da successo. Il che ci induceva a dire che un pneumologo addestrato può farsi carico di questa manovra in maniera con successo, in maniera efficace. Non dobbiamo poi naturalmente ricordare, cosa che in qualche caso viene trascurata, che l'opneumologo ha il grande vantaggio rispetto ad altri specialisti, talora anche rispetto allo stesso anestesista, ha il grande vantaggio di disporre di una metodica che è la fibroendoscopia, che rifornisce una assistenza, può fornirgli un'assistenza fondamentale nel corso di intubazione difficile. Quindi diciamo che potenzialmente l'opneumologo è uno specialista che ha tutte le caratteristiche per potersi far carico di questa procedura. Settaggio del ventilatore. Qui alcune brevissime considerazioni in ragione del fatto che non ci sono degli elementi straordinariamente diversi nel settaggio del ventilatore tra la ventilazione invasiva e la ventilazione non invasiva. I punti sono quelli che tutti da tempo conoscono. Possiamo discutere sulla modalità di ventilazione a limite di pressione piuttosto che a limite di volume, sul contributo, diciamo, paziente-ventilatore, cioè se spostarci più verso una modalità assistita o controllata, e possiamo considerare alcuni aspetti dell'interazione paziente-ventilatore. Circa il rapporto, il confronto tra modalità, diciamo, pressometrica e volumetrica, e il dibattito è sempre lo stesso, e cioè è stato affrontato anche nell'ambito della ventilazione non invasiva. È meglio che l'operatore setti un volume o è meglio che un operatore setti la pressione, un livello di pressione con cui l'aria viene insufflata nelle vie aeree del paziente? Naturalmente ci sono dei vantaggi e degli svantaggi legati a tutte e due le tecniche. Parliamo prima dei vantaggi, che peraltro sono ben noti. Con le modalità a limite di pressione, il flusso è variabile, è possibile ridurre il lavoro respiratorio, è possibile avere un buon controllo sulla pressione alveolare, è possibile anche nella modalità invasiva arrivare a un compenso di eventuali perdite. La ventilazione a limite di volume, peraltro molto ridimensionata nel contesto della terapia intensiva respiratoria, ha il vantaggio di garantire, come sappiamo, un volume costante, indipendentemente dai cambiamenti dell'impedenza del sistema respiratorio e dell'eventuale ingenerarsi di autopip, garantisce una ventilazione al minuto stabile. Tutte e due queste tecniche hanno anche degli svantaggi,
Per le tecniche a limite di pressione è lo svantaggio dato dalla variabilità possibile del volume corrente e per alcuni aspetti dalle variabilità delle pressioni di esercizio. Per la ventilazione a limite di volume, naturalmente l'elemento più sfavorevole è rappresentato dalle possibili variazioni di pressioni all'interno delle vie aeree. Quindi, forse nel paziente intubato più che nel paziente ventilato non invasivamente, deve essere posta attenzione al monitoraggio, diciamo, delle pressioni di esercizio. Questo in ragione del fatto che elevate pressioni inspiratorie di picco nel paziente ventilato invasivamente rappresentano effettivamente uno dei possibili fattori di rischio di barotrauma, insieme peraltro ad una serie di altri elementi, la frequenza respiratoria, il concomitare di infezioni polmonari o sistemiche, un quadro tipo RDS, l'ipovolemia. Il secondo dibattito sta naturalmente nella scelta della modalità di ventilazione in relazione alla distribuzione del lavoro respiratorio. Tutto al paziente, tutto al ventilatore, oppure distribuito tra le due componenti. Diciamo questo, che a differenza della ventilazione non invasiva, la ventilazione invasiva è una modalità che può effettivamente consentire l'applicazione di una modalità ventilatoria controllata, come o attraverso la profonda sedazione del paziente o attraverso la paralisi muscolare. Applicare una ventilazione controllata significa ridurre al minimo il lavoro respiratorio e garantirsi la massima stabilità dei valori di PCO1. La ventilazione assistita ha a sua volta dei vantaggi e degli svantaggi, li conosciamo tutti. I vantaggi delle tecniche assistite sono sostanzialmente quelli di mantenere una interazione con il paziente che contribuisce parzialmente alla ventilazione e che d'altra parte può interagire in maniera più efficace nel momento in cui progressivamente proceda verso lo svezzamento della ventilazione. Questo in ragione anche del fatto che le tecniche di tipo assistito prevengono ed evitano in parte l'atrofia muscolare respiratoria. Il terzo elemento che riguarda diciamo il settaggio del ventilatore concerne la interazione paziente-ventilatore e in qualche maniera, diciamo, più precisamente riguarda la scelta della sensibilità del trigger. Anche qui il dibattito è noto e approfondito da anni. Anche per il paziente ventilato invasivamente vale la regola di evitare gli estremi che nella inadeguata regolazione del trigger possono condurre a complicanze o comunque a una ventilazione inefficace. Gli estremi di questo interfacciamento sono rappresentati dall'asincronismo paziente-ventilatore dovuto a una eccessiva, a una troppo scarsa sensibilità del trigger, o d'altro lato a fenomeni di autotriggeraggio come espressione di una eccessiva sensibilità del trigger. Noi dobbiamo naturalmente anche nel paziente intubato evitare gli sforzi inefficaci, dobbiamo d'altra parte evitare fenomeni di autotriggeraggio. Ricordiamo che la scelta di un inadeguato interfacciamento paziente, l'incapacità di arrivare a un adeguato interfacciamento paziente-ventilatore porta a dei problemi che a loro volta conducono a delle conseguenze che sono sostanzialmente rappresentate dal protrarsi in maniera inappropriata e pericolosa del trattamento ventilatorio invasivo. L'ultimo punto della mia presentazione riguarda le complicanze, cioè le complicanze specificamente legate all'applicazione della ventilazione meccanica invasiva per via tramite tubo endotracheale. Allora, ci sono delle complicanze legate alla ventilazione, la disconnessione,
l'ostruzia, che naturalmente rappresenta un elemento più importante, in alcuni casi anche critico rispetto a quanto non sia per la ventilazione non invasiva, l'ostruzione del tubo endotracheale, effetti emodinamici importanti che non si rilevano nella stessa misura nel paziente ventilato non invasivamente, ed in particolare in conseguenza dell'aumento della pressione intratoracica e il rischio di riflessi emodinamici del tipo di riduzione della agitata cardiaca e quindi di importante ipotensione, il rischio di barotrauma o volotrauma, rischio di alcalosi respiratoria, cioè sostanzialmente di iperventilazione, rischio di polmonite associata alla ventilazione. Ma ci sono anche dei rischi e delle complicazioni legate alle tecniche di broncoaspirazione che naturalmente diventano obbligatorie nel momento in cui il paziente sia intubato e magari sedato. C'è il rischio di ipossemia nel corso della procedura, c'è il rischio di aritmie, sia del tipo delle tachi che delle, soprattutto delle gravi aritmie, ma c'è ancora una volta il rischio di polmonite associata a ventilazione. Allora, visto il ripetersi di questa potenziale complicanza, su questa complicanza soffermerò la mia attenzione. Per quale motivo? Beh, innanzitutto torniamo rapidissimamente alla definizione di polmonite associata a ventilazione, che è stata ribadita nelle recentissime linee guida prodotte dalla Società Americana di Malattie Infettive. La ventilazione associata, la polmonite associata a ventilazione, ha una diagnosi radiologica che si associa, diciamo, ad un ragionevole sospetto clinico. Non richiede la diagnosi, la conferma microbiologica. Ma noi ne parliamo tra le complicanze legate alla ventilazione invasiva per queste ragioni, perché rappresenta il 22% di tutte le infezioni ospedaliere nei pazienti ricoverati in terapia intensiva, perché riguarda il 10% dei pazienti ventilati invasivamente, perché ha una mortalità diretta di circa il 13%, ma ha una mortalità associata che raggiunge anche il 30% dei casi. Quindi io credo che sia nell'esperienza di tutti che lo sviluppo di una polmonite associata a ventilazione, una polmonite nosocomiale, rappresenta una delle complicanze più temibili per il paziente e poi anche per il medico che gestisce il malato che abbia sviluppato un'insufficienza respiratoria acuta e abbia avuto necessità di essere supportato dal punto di vista ventilatorio. Allora, per quello che riguarda la polmonite associata a ventilazione, non discuto aspetti di tipo microbiologico, ma mi soffermo sul individuare le relazioni che ci possono essere tra la procedura di cui noi discutiamo oggi, cioè l'intubazione e la ventilazione invasiva, e l'insorgenza della polmonite. Allora, ci sono degli elementi che aumentano il rischio di polmonite associata alla ventilazione e che sono strettamente legate alle procedure. L'intubazione per via nasotracheale, l'intubazione prolungata, la necessità di reintubazione. Ne abbiamo parlato prima, la scelta della pressione della cuffia, ma poi ci torniamo, la posizione supina. Questo in relazione all'intubazione. E poi ancora rischi legati alla ventilazione, cioè la tecnica di ventilazione inadeguata, frequenti sostituzioni del circuito del ventilatore, uso di riscaldatori umidificatori in linea e poi elementi legati alla nutrizione, in particolare presenza di sonda nasogastrica, nutrizione artificiale enterale e uso di farmaci antiacidi. Quali sono gli elementi predisponenti alla polmonite associata a ventilazione? Per quello che riguarda l'intubazione, gli elementi predisponenti sono l'accumulo di secrezioni contaminate sopra la cuffia, la formazione di un cosiddetto biofilm all'interno del tubo endotracheale, l'insorgenza di sinusite. Per quello che riguarda la ventilazione, ricordiamo il rischio di manovra, ma lo vediamo poi rapidamente, di reclutamento, dereclutamento e poi la contaminazione delle apparecchiature. Per quello che riguarda la nutrizione, il rischio di reflusso gastroesofageo, l'alcalinizzazione gastrica. Il meccanismo patogenetico,
più comunemente in causa nell'insorgenza della polmonite associata alla ventilazione è certamente rappresentato dall'aspirazione. Aspirazione di microorganismi patogeni in conseguenza prevalentemente di una colonizzazione orofaringea. In un soggetto in cui le difese polmonari siano per varie ragioni compromesse, con un effetto finale che quindi è quello della polmonite. Meccanismi meno frequenti sono rappresentati dalla inalazione, per esempio per contaminazione delle attrezzature, o ancora meno dalla traslocazione batterica dall'apparato gastrointestinale. Parliamo quindi della aspirazione. L'aspirazione ha due o tre elementi predisponenti. Primo, l'accumularsi di secrezioni contaminate sopra la cuffia del tubo. L'effetto è che, soprattutto nel caso in cui il cuffiaggio non sia corretto, si può verificare un percolamento delle secrezioni lungo le pieghe della cuffia. Secrezioni che poi naturalmente invadono l'albero tracheobronchiale. Seconda possibilità, formazione del cosiddetto biofilm all'interno del tubo endotracheale. Biofilm è una matrice, come scritto qui, costituita da batteri, costituisce un reservoir di batteri, la sua formazione è favorita dal materiale che costituisce il tubo endotracheale, le proiezioni di particelle del biofilm possono andare fino a raggiungere fino ai 40-45 cm oltre l'estremità prossimale del tubo. Quindi un meccanismo di dispersione e di diffusione di microorganismi assolutamente temibile. Il biofilm, vedete, è stato radiologicamente documentato fino al 90% dei tubi endotracheali che rimangono in sede. Esiste ed è stata evidenziata una buona corrispondenza tra il tipo di batteri che colonizzano il biofilm e poi i batteri che causano la polmonite associata a ventilazione. Quindi, diciamo, conferma del fatto che il biofilm, la formazione del biofilm, è un elemento assolutamente temibile nell'ambito del processo che conduce alla formazione della polmonite associata a ventilazione. Terzo meccanismo importante è lo sviluppo di una sinusite, conseguente alla presenza del tubo nasotracheale, magari anche contemporaneamente della sonda nasogastrica. La colonizzazione dei seni paranasali favorisce poi la colonizzazione faringea, che a sua volta è elemento che mantiene il rischio di aspirazione. È stato documentato il fatto che la sinusite si associa più frequentemente all'intubazione rinotracheale rispetto a quanto non sia l'intubazione orotracheale. È stato documentato che pazienti che presentino sinusite in un'alta percentuale di casi sviluppano VAP, polmonite associata a ventilazione, tanto più se vi è stata una documentazione, una conferma microbiologica dell'eziologia della sinusite. Cosa fare per evitare questo tipo di complicanza? La prima cosa da fare è la corretta gestione della cuffia. Questo vale per il tubo endotracheale, vale naturalmente anche per la cannula tracheostomica. La cuffia non deve essere, la pressione nella cuffia non deve essere troppo elevata, perché può provocare compressione dei capillari della mucosa, ischemia e quindi poi malaccia, stenosi, ma la pressione della cuffia non deve essere neppure troppo bassa, al punto da formare quelle pieghe che abbiamo visto prima, favorire poi fenomeni di microaspirazione. Quindi, cuffia, pressione della cuffia nel range e controlli regolari del livello di pressione. Possibilità di utilizzare sistemi che abbiano una cosiddetta aspirazione sopra cuffia. In alcuni casi è stato proposto, senza peraltro grandissimo successo, anche l'utilizzo di sistemi che garantiscono una aspirazione continua delle secrezioni sopra cuffia, mentre è stato documentato che l'uso di questi sistemi, d'altra parte anche non continui, ma l'uso dell'aspirazione regolare delle secrezioni attraverso questi sistemi dotati di
questo meccanismo, quindi questo accesso all'aspirazione sovracuffia, è effettivamente in grado di prevenire l'insorgenza rapida di polmonite associata a ventilazione. Quindi questi sistemi, secondo alcuni autori, dovrebbero avere larga applicazione. Per quello che riguarda il biofilm, uso di antibiotici anche tramite nebulizzazione, ancora una volta recentissime linee guida dicono che se i germi risultano, i microrganismi risultano sensibili ad antibiotici applicabili, somministrabili anche per via inalatoria, quello è il caso degli amminoglicosidici o delle polimixine, è utile che la terapia antibiotica tramite nebulizzazione venga associata e combinata con quella per via sistemica. Un'altra strategia suggerita per la riduzione del rischio di polmonite associata a ventilazione, in particolare in conseguenza della formazione di biofilm, è quella del ricorso alla tracheostomia precoce. Sapete che la pratica, il timing della tracheostomia è un elemento sul quale non si è trovata concordanza. Vedete questi dati che derivano dalle terapie intensive statunitensi che documentano come a fronte di un picco di confezionamento intorno all'undicesimo giorno dopo intubazione, si passi dall'1-2 fino ai 22 giorni di intervallo tra intubazione e confezionamento della tracheotomia. Esistono alcuni studi che evidenziano una buona associazione tra tracheotomia precoce e riduzione del rischio di polmonite associata alla ventilazione, ma non vi è un consenso unanime su questo e raccomandazioni anche recenti non includono la tracheotomia precoce come strumento di riduzione e di prevenzione del rischio di polmonite associata alla ventilazione. Ancora due parole prima di concludere sulla scelta della strategia ventilatoria. Una strategia ventilatoria inadeguata scatena, favorisce risposte di tipo infiammatorio a livello polmonare sistemico, che a loro volta favoriscono l'impianto della polmonite associata a ventilazione. Quindi attenuazione della risposta infiammatoria attraverso scelte, settaggi ventilatori adeguati, in alcuni casi ventilazione con limitati volumi correnti, fino anche all'ipercapnia permissiva ed aggiunta di PEP. Ultimo punto, in relazione alla riduzione del rischio, per quello che riguarda gli elementi digestivi, il ricorso alla posizione semiseduta. La posizione supina è una posizione che favorisce il reflusso e che si associa ad un incremento del rischio di polmoniti associate a ventilazione, sia attraverso la diagnosi documentata, sia attraverso la diagnosi clinica che attraverso la diagnosi microbiologica. Allora, a questo punto la posizione corporea assume importanza nel ridurre il rischio di aspirazione delle secrezioni gastriche, sia a livello faringeo, vedete, posizione supina rispetto alla posizione semiseduta, sia a livello bronchiale. Quindi il suggerimento è quello di mantenere una posizione che, riducendo il rischio di reflusso, possa ridurre anche questa temibile complicanza. Conclusioni. Le conclusioni sono semplici. La prima è questa. Non è possibile pensare che la ventilazione non invasiva rappresenti la soluzione adeguata e finale per i problemi respiratori di tutti i pazienti che vengono ammessi all'unità di terapia intensiva respiratoria con la necessità di un supporto ventilatorio. L'uso della ventilazione invasiva è tuttora necessario, in alcuni casi, come risultato del fallimento della ventilazione invasiva. Il secondo punto è che la gestione dell'intubazione tracheale e della ventilazione invasiva può essere affidata in maniera efficace e produttiva allo specialista pneumologo. La terza ed ultima considerazione è che
evitare le complicanze legate alla ventilazione invasiva ed in particolare la temibile polmonite associata a ventilazione, evitare le complicanze rappresenta una questione ed un problema che non ha ancora trovato una piena e completa soluzione. Grazie a tutti per l'attenzione.